Restituire al turismo un ministero è una delle proposte del Movimento 5 Stelle contenute nel programma di governo votato dagli iscritti. Con la quasi totalità dei voti, il popolo pentastellato vuole ripristinare il Ministero del Turismo abrogato dal referendum radicale del 1993. Il turismo, spiegano in conferenza stampa alla Camera, è uno degli elementi di competitività più ricco di prospettive che il nostro Paese abbia. È importante, aggiungono, soprattutto perché è un'economia labor intensive, cioè che crea molti posti di lavoro. 1 miliardo investito nell'industria dell'acciaio può produrre circa 300 posti di lavoro. La stessa cifra investita nel turismo ne crea 12.500. Tutti gli studi e tutti i trend ci dicono che il lavoro operaio e il lavoro dipendente diminuirà nei prossimi 7-8 anni, mentre il lavoro creativo, proprio legato a questo settore e a tanti altri, aumenterà sempre di più. Tanto vale cogliere l'occasione invece di subire una traiettoria storica e cominciare a spostare posti di bilancio in questa direzione, perché sappiamo che le stime sono disarmanti. L'Italia è il paese che ha il maggior numero di beni attrattori culturali e paesaggistici del mondo. Purtroppo però, spiegano ancora i deputati 5 Stelle, le priorità che i nostri governi hanno dato alle loro strategie non hanno consentito al turismo di assumere il ruolo che meritava. Un turista soddisfatto è come un cliente fidelizzato e quindi è un turista che ritorna. Vi siete mai chiesti come mai l'Italia è il primo paese più desiderato al mondo eppure molti turisti non ritornano? Abbiamo un problema di repeaters. Ecco che il nostro primo obiettivo è far tornare i turisti. Se penso al nostro sistema paese, il turismo a livello internazionale sta crescendo, l'Italia invece, secondo i dati del UNWTO, a fine del 2016, in un mondo dove il turismo aumenta, noi perdiamo punti in classifica. È chiaro che se io guardo la nostra posizione rispetto ai competitors, noi siamo quinti negli arrivi. Questo potrebbe essere anche una cosa non negativa, ma siamo settimi per quanto riguarda gli introiti. Significa che delle due nazioni stanno facendo meglio di noi, quindi hanno meno turisti, ma introitano molto di più. È lì che noi dobbiamo in qualche modo arrivare. Dobbiamo creare valore, perché creando valore si crea anche ricchezza. Ecco che quindi come è possibile? È possibile usando quella parte sostenibile del turismo, perché poi dopo, come Marta, la mia collega grande, vi racconterà, non esiste turismo che non sia sostenibile, che non possa valorizzare l'ambiente, il territorio e le popolazioni locali, che sono quelle che generano il valore economico del turismo stesso. Al primo posto nel programma 5 Stelle quindi il diffondersi di attività turistiche che non accrescono il consumo di territorio utilizzando strutture già esistenti. Al secondo posto sviluppo del turismo rurale ed ecoturismo, seguito dal sostegno alla localizzazione di attività tradizionali ed artigiani. Non meno importanti la semplificazione burocratica, una tassa di soggiorno rimodulata in modo equo e la riduzione dell'IVA che grava sulle attività turistiche. Abbiamo bisogno di una forza politica libera al governo e che poi abbia anche la capacità quindi di passare dalle parole ai fatti. Crediamo di poterlo essere con tutte le difficoltà che ci saranno, le immaginiamo già, ma dobbiamo pur cominciare a programmare a medio e lungo termine, a sviluppare il più possibile politiche innovative e mettere insieme tutti coloro che vorranno farlo. Quindi prima delle prossime elezioni politiche, cioè dalla fine di settembre a gennaio 2018, voi conoscerete il nostro candidato ministro per il turismo di questo paese.